Questo gioco l'ho scoperto insieme a voi sul terzo canale. Stavo cercando un bel gioco da... New game, non perdiamoci tempo in chiacchiere perché le chiacchiere se le porta la wind. Ah, sembrava una foto. E invece sei già in gioco e la grafica È proprio una è... foto, renderizzata molto male. Bentornati su Guidoso Server 2. Io sto giocando io, sto gioco. Voleva giocare lui, ma me l'ha ceduta. Ha detto, va, gioca tu. Ci volete gambe, c'ho le gambe. The Last Dead End. Ma ci hai fatto caso che quando vado a marcia indietro è come se mi girassi... Ma quell'ombra mi trigger un sacco. Ma perché non viene da niente? Cioè non viene da nulla. Oh, si è avvicinato da solo e non ha fatto niente. Era un telefono. Ha creato uno scorcio. Cose a caso. Quando passa il bue e l'asinello. Guarda il pavimento che sembra quelle tovaglie con sopra le texture di legno finte, quelle tovaglie di plastica per il giardino. Oh, io non ho capito un cazzo. Ah, ok, era un sogno. Quanto è brutto! Pure l'inquadratura è brutta. Ma che inquadratura era? Madonna, ma è Iban battuta! Vero? Oh, ragazzi, No, se state per dire cose tipo, ragazzi, vi state per accanire su un gioco del 2011 e del 2020. Si compra 7 euro sullo Store Xbox. questo è un meme, cioè già lui è un meme. Ma quella penna, quella te la metti in culo, ti devi operare poi. E tu c'è sta fisima di metti È in un culo te. ombrello. Find the conference room. Sembra una porta chiusissima. The door is. Mamma mia, è proprio anti-raid questo gioco. Sa quanto ci viene aprire sta cazzo di porta. Ah, questo. Madonna, che povertà! Ma manco. Come si chiama? Ma manco takedown, cioè se scale fatto No, così. no, no, è proprio... Madonna, ma da quant'è che non vedevamo un gioco così? È del 2020. Su uno store ufficiale, da quanto tempo è che non vedevamo un gioco così? Ormai non mi spaventa più lo store ufficiale. Però vedi, hanno trovato Infatti, sai, però... un ottimo modo per dirti di qua non ci puoi andare, che è È bagnato bagnato, e quindi è grandioso. quindi dictud. Bravi. Oh, guarda che bello, guarda. Questo Ma perché questo ambiente è quasi decente? Ha è. rubato i modelli da un altro. Mi triggera che si muove leggermente l'inquadratura. Cioè, come se tu guardi una persona a un certo punto comincia a fare. Cosa importantissima per farmi odiare qualcosa, una foto, un inquadrato, qualsiasi cosa. E questo spazio qui non deve mai essere così alto. Cioè, è come se noi parlassimo così. Perché c'è un sacco di informazione inutile e se non serve a contestualizzare niente, mi fa ancora più Non incazzare. devi mai guardare Luther, la serie TV con Idris Elba. Ci sono inquadrature dove lui ha la testa qui. Però se sei stronzo lo fai apposta, allora c'è un senso, se gli vuoi dare un senso. Pure il libro è decontestualizzato. A Cosa che fa? serve quello spazio su? It's really Sì, him. come la parte superiore di st'inquadratura più o meno. Lui legge. Oh, ragazzi. D'aria sulla testa avrei messo pure io. Nessuno ha mai piedi. È diventato un DPS. È proprio come Iban battuta, hanno provato a metterci tutto. Quanto sono brutti e spogli gli ambienti. Era da Iban battuta che non trovavo. Madonna, le porte sproporzionate. Vero? Un Non ti ho detto che sono villaggio di dei nani. nani. Queste finestre sono troppo Quel gatto è un porco! È un cinghiale, non è un... Guarda quanto è Vabbè, ci grosso! stanno i gatti grossi, però Ho capito, ma tutti così! Quella è una tigre dai denti a sciabola, non è un gatto così poi cittadino. la gente ti vede e cambia strada. Vabbè, anch'io se vedessi un tizio così cambierei strada, eh. Ma
quindi hanno voluto fare una cosa open. Dai, andiamo alla parte horror. Posso suicidarmi, guarda. Guarda che se... Oh, dai, finalmente la parte horror, ragazzi. Facciamo un recap di quello che è successo fino adesso. Ah, lui è andato in una libreria. Ha trovato un libro con sopra delle strane iscrizioni. No, lui le iscrizioni sono apparse. Sì, sono apparse. No, però sulla copertina c'era una strana iscrizione e dentro il libro era vuoto. Però poi, come l'ha preso lui, si è riempito, esattamente come i coglioni di qualcuno qua. E all'inizio lui ha avuto degli incubi. Non capisco. È caduto nel pozzo? No? Eh sì, ma era chiaro che cadesse nel pozzo. Però mette tensione sta parte, eh. Che palle, porca dai, sta parte non è malaccio, c'è tensione. Ah, ce l'ho fatta, l'ho bucato. mo te la pigli in culo. Aspetta, aspetta. Che abbiamo risolto? Che cazzo abbiamo risolto? Che l'hai bucato? Non lo so. Però si allontana la mia meta. Ok. Ah no, ma comunque non ci vuole granché a bucare. Si buca tu, vedi? Non c'è neanche il gusto della sfida. No, palla, però... Bahar! Bahar! Segui Bahar! Manetta, non la perdo! Madonna! Ci saremmo dovuti fermare spaventati. No, è sparito qua dietro là. No. Finezza! Siamo morto. Come se un muro ti fermasse in questa città, poi. Bahar, mocca mammi, vedi come cazzo griglio. Perché si ferma là? Stavolta ce l'hai, eh. No, ma poi qua fa serrazig proprio, qua. Qua sgrizza. Ah, capite, figli di puttana? Ti fanno il trucchetto. Che pezzi di merda. Vabbè, io credo che tu debba andare dove si è rotto il vetro. Che è stato? Una st- per me sta 8 sto gioco. La strada che ti viene scurcio. La strada che ti viene scurcioli per me è sta 8. Ma perché? Dovrebbe fare paura quella cosa. Ma tu che suono? Bene. Ma perché siamo in prima persona? Sai, perché ti chiedi secondo? Weapon are hidden somewhere, find. Le armi sono nascoste da qualche parte, trovale, ma. Uè, ho visto un lupo! Era un lupo. Questa è una cosa non voluta. Non voluta. Ragazzi, io direi che possiamo smettere qui. Questa era una cosa non voluta. Era una cosa non voluta, perché vedete il disappunto. Quando le fa apposta ste stronzate è contento. Se succede... è successo, accettalo. Ma in 10 minuti, quando è che stiamo a giocare? Non lo so, un quarto d'ora, 20 minuti, sono successe troppe cose. Tutte di una bruttezza allucinante. Erano anni che non avevamo per le mani un gioco così, anni. A meno male. È un capolavoro della monnezza, ragazzi. E sta su Xbox, non è che c'è l'Xbox. Noi ci vediamo al prossimo gameplay su questo splendido gioco orrorifico del quale non mi pento affatto. Ho speso 7 euro, ma li ho spesi anche peggio in vita mia, 7 euro. Per me lo scurcione della statua comunque c'ha un posto in podio. Allora, cioè, se dovessi fare una recensione adesso su questo gioco, probabilmente salirebbe di 4 voti perché lo schiaffo della statua è una delle sequenze più deliranti che io abbia mai visto in vita mia. Non si sa perché, ma... Alla prossima!